Ciro, mi hai tradita, Ciro. Non me la bisogna cambiare il soggetto, praticare il complemento. Guarda, sì, guarda, che hai preferito Ciro Novellino, te lo voglio dire. No, a parte che devi prendertela con Salvio Passante, perché lui ti dice ti attendiamo tutto, Ciro, bravo, così. Vabbè. Comunque io aspetto sempre questa famosa esterna. Va bene, ci sarà anche con le telecamere. Però nel frattempo restiamo internos, anzi, internos per modo di dire, perché le notizie sono tante, escono fuori e quindi dobbiamo provare a fare un po' di chiarezza. Mario Giuffredi è stato quanto più chiaro si possa essere, ha confermato quello che tra l'altro dicesti tu qualche tempo fa, vale a dire che Mario Rui e Usai ritengono di aver concluso la propria esperienza al Napoli. A questo punto c'è da interrogarsi con quali cifre, qual è la valutazione che il Napoli fa di questi due profili e soprattutto quali possono essere le pretendenti ai servigi del portoghese e dell'albanese. Ma al momento è tutto molto aperto, nel senso che non c'è ancora un'offerta reale e concreta per Isai Meroui. Diciamo, Isai sicuramente piace da sempre all'Atletico Madrid, che cerca un giocatore con quelle qualità, non a caso si era inserito anche su Di Lorenzo, che poi il Napoli insomma aveva già blindato giorni prima e quindi diciamo ha evitato un possibile sorpasso. E mentre invece su Isai sicuramente c'è questa idea dell'Atletico, al momento solo idee, ma non trattative, anche perché l'Atletico deve prima vendere alcuni terzini prima di andare su Isai, così come ovviamente bisogna capire cosa succede a Sarri, perché è ovvio che se Sarri, come molti pensano, andasse alla Juve, è probabile che potrebbe anche fare il nome di Sarri, che dà sempre un suo pupillo. Però, ripeto, questa è un'ipotesi, non certo una certezza. Ma lui, ti dico che piace molto a Mazzarri, però piace molto meno il prezzo al Cairo. Nel senso che prima di sedersi intorno a un tavolo, Cairo può capire bene le intenzioni di De Laurentiis e quindi insomma pagarlo è giusto. Non mi arrivano invece conferme da parte dell'entourage di Mario Rui sull'interesse del Benfica. Mentre invece per quanto riguarda l'ipotesi Inter in chiave Isai, penso che sia un'ipotesi nata e morta con l'addio Spalletti, perché era un'idea che propose Marco Uscello, secondo di Spalletti all'Inter ed ex allenatore a Empoli di Isai, ma ripeto, l'imminente esonero di Spalletti e l'annuncio del nuovo allenatore, che sarà Antonio Conte, credo che chiuda ogni sorta di trattativa, perché non mi risulta che Conte nella lista che ha presentato a Marotta abbia messo il nome di Isai. Per quanto riguarda Veretout? Ma Veretout è ancora presto, insomma, non sono i giorni di Veretout e di qualcun altro, perché ora il Napoli questa settimana chiuderà Di Lorenzo con le visite mediche domani a Villa Stuart e con la ratifica contrattuale penso tra giovedì e venerdì col summit dirigenziale, forse alla Filmauro, da parte di Corsi o a Empoli, insomma, però questo cambia poco. Per il centrocampista tutto parte ovviamente da Allan, cioè prima di pensare agli acquisti bisognerà partire da una cessione per capire bene alcune mosse. Veretout è legato ad Allan, cosa diversa invece da centrocampisti un po' più offensivi, mi riferisco ad Almendra e Bennacer, con Bennacer che è alternativo ovviamente ad Almendra. Per Almendra, come dico da sempre, proseguono le negoziazioni tra il Napoli e il Boca, negoziazioni che si erano interrotte a fine gennaio bruscamente anche, e che invece sono state poi riprese grazie a un intermediario molto vicino a Giuntoli, a De Laurentiis, verso l'inizio d'aprile, ed ora insomma il Napoli spera di poter chiudere, ma non è ancora chiusa, mi dicono da Castelvolturno, nel senso che bisogna ancora mettere a posto più di un tassello, non solo un tassello. Diciamo, c'è l'accordo col giocatore, ma quello non era un problema, visto quello che guadagna il ragazzo in Argentina. Non c'è ancora l'accordo su tanti aspetti col Boca legati alla valutazione complessiva del cartellino, che non è stata ancora del tutto definita, sulla tassazione e quindi gli oneri da dividersi, e anche ovviamente su un'eventuale percentuale di rivendita che il Boca chiede di inserire in questa tipologia di contratto. E a quel punto dice De Laurentiis: va bene, se volete che io vi metto un riconoscimento
una futura rivendita mi dovete far risparmiare, perché se metti caso fra qualche anno io lo vendo a tot euro, poi qualcosa del 10-20% devo darlo a voi e poi magari andate a guadagnare un sacco di soldi in più, e quindi a questo punto mi dovete fare uno sconto sulla cifra, insomma, che più o meno il Napoli ha messo in campo, che credo tra bonus vari e tutta una serie di situazioni, perché poi i contratti del Napoli non sono così facili, sia dal punto di vista, diciamo, dello stipendio, ma anche del cartellino. Quindi io dico, diciamo così, volendo così buttarla lì sui 20 milioni di euro, che poi c'è il cambio col dollaro, perché il Boca Juniors vuole essere pagato in dollari, e quindi però, diciamo, più o meno quella è un po' la cima, mi sembra di aver capito, che Napoli va. Però ripeto, è in atto una negoziazione. Quando è in atto una negoziazione, evidentemente c'è una trattativa che può anche andare bene, però al tempo stesso è anche giusto ricordarvi che nel mercato, fino a che non si firmino i contratti, domani mattina puoi chiamare, che ne so, la squadra XY, perché almeno piace anche ad altri club europei, l'avete più volte detto anche sul sito. E domani mattina magari dice: aspetta un attimo, ma quanto è chiuso? Vabbè, io ti do un euro in più. L'abbiamo visto con Di Lorenzo, che è un giocatore che domani fa le visite mediche, e ancora ieri, insomma, stamattina praticamente da parte dell'entourage c'era qualche riserva, perché magari l'Atletico Madrid o l'Inter poteva all'ultimo momento richiamare corsi, offrire più del Napoli e offrire più del Napoli anche al giocatore. Questo per farvi capire di un'operazione ormai fatta, cioè Di Lorenzo è un giocatore del Napoli. Non ci penso neppure minimamente a cambiare carta in tavola. Figuriamoci per una negoziazione in atto come quella attualmente. Non a caso, il Napoli, proprio perché non vuole arrivare nudo alla meta, ove mai sfumasse Almendra, e ripeto, il Napoli non si augura, il Napoli spera di prendere Almendra, pur non nascondendo le difficoltà, ma spera di prenderlo, questo mi sembra chiaro, è logico, ma non sarà roba di oggi, e forse neanche di domani, secondo il mio parere. Però con l'Empoli nel frattempo ha chiesto di Bennacer, e lo ribadisco, c'è una sorta di mini opzione morale. Però credo che il Napoli, in maniera molto chiara, abbia fatto capire, insomma, all'Empoli che se riesce a mettere mani su Almendra non prende Bennacer. Quindi un'opzione morale, è ovvio che l'Empoli, ove mai arrivasse in questi giorni un'offerta concreta, pronta, in cassa per Bennacer, chiamerebbe il giuntore della Juventus dicendo: guardate, io lo vendo perché voi non vi siete fatti più vivi al momento, c'è una squadra che mi offre tot. Fino a quel momento, fino a che non ci sarà una squadra che non offre tot e il Napoli sta ancora negoziando con Almendra, tutto è aperto. Mentre l'Empoli credo che abbia definito non solo Di Lorenzo, ma in queste ore stia definendo con la Juve anche la cessione di Traoré per 15 milioni pagabili in 3 esercizi alla Juve. E hai anticipato proprio la mia prossima domanda. Sbaglio? Sì, ma un giocatore che la dico come notizia, perché riguarda la Juve, che è un avversario del Napoli, ma il Napoli non, con molta franchezza, il Napoli non ha mai corso per Traoré. Cioè, sono stati alcuni colleghi che gli hanno messo in bocca questa trattativa, ma io quando uscì il nome di Traoré, anche qui basta andare su Google e vedere le date, che sono importanti nella vita, no? Le date, no? E in modo che se uno rivendica qualcosa, vede la data e vede. Io dissi, proprio fosse a Vincenzo che mi chiese di Traoré, e anche a Rita che era il collegamento, dissi: guarda, non mi risulta interessante per Traoré perché è un giocatore poco adatto al 4-4-2, più adatto al 4-3-3, un po' come Jorginho, cioè un giocatore che Napoli vede con due mediane ai lati, non da solo in una mediana a due. Ma il tuo giudizio su Traoré, Ciro, perché a mio avviso qualità-prezzo è un affare in questo momento. Sì, ma il Napoli non servirebbe una mazza, quindi che lo prende a fare? Cioè nel 4-4-2 io Traoré non ce lo vedo, così come non ce lo vedevo Jorginho nel 4-2-3-1 di Benitez. Cioè i giocatori non è che vanno presi che sono forti, vanno presi che devono servire. Tu puoi prendere un giocatore forte e lo metti fuori ruolo, no? Ma che lo prende a fare? Allora, se tu mi dici il Napoli domani gioca a 4-3-3, allora io dico Traoré lo prenderei, che è un giocatore che a me piace, non mi fa proprio impazzire, lo dico, però mi piace, perché fisicamente è un po' leggero, no? Io sono più per... mi piacciono più i fisici, mi piacciono più i centrocampisti fisici, sì, anche tecnici, però se vuoi vincere lo scudetto in Italia o fare la strada importante in Champions, secondo me hai bisogno di gente come Milinkovic-Savic, cioè
capito, quella roba lì, non Benedetto. Sì, ha detto il centrocampista più forte del campionato. Sì, non mi hai capito, no, lui parlava quel tipo di fisicità, ho fatto quel nome lì perché se faccio altri nomi, giocatori poco conosciuti non mi capiscono a casa, no? Vabbè, magari dici comunque che un Khedira, ecco, dei tempi... Cioè, esatto. Io credo che nel calcio di oggi conti molto, soprattutto in certe zone del campo, la fisicità. Allora, ho visto, devo prendere un regista piccolino, bellino... No, Ciro, ma basta guardare la Premier. Deve essere, deve essere una roba... Deve essere un Dino Sani, deve essere un Paolo Roberto Falcao, deve essere un Di Bartolomei ante litteram, deve essere, insomma, una roba del genere. Se un giocatore bravo, ma non paragonabile a sti nomi, io personalmente preferisco più un centrocampista con un po' più... con un po' più di chili, un po' più di muscoli. Riccardo. Ciro, mi sposto all'attacco in questo momento perché il nome caldo sembra essere quello di Rodrigo. Sappiamo che c'è una valutazione molto importante del Valencia, ma anche la volontà del giocatore di cambiare area. Secondo te fin dove potrà spingersi il Napoli per il centravanti? Ho premesso, ripeto, Rodrigo, sapete benissimo che ne ho riparlato ad aprile quando... Sì. Il Napoli segue Rodrigo perché è un pallino di Ancelotti, però io non credo che, a meno che non arrivino dei soldi da cessioni di giocatori importanti, al momento io credo che Napoli, oltre l'offerta che ha fatto, difficilmente possa aumentare l'offerta. Il Napoli ha offerto non 40 milioni, il Napoli ha offerto 30 milioni più dei bonus. Questa è la cifra che mi arriva da Castelvolturno. Loro, al di là della clausola da 120, eccetera, eccetera, lo scorso anno chiesero al Napoli 80 milioni, e Napoli si defilò, e ora con un anno in meno di contratto, un anno in più sul groppone da parte del giocatore all'anagrafe, credo che sui 70 possano darlo via, anche se poi ti sparano, se parli a telefono ti dicono 80, io penso 65-70 lo porti via, è una cifra che personalmente il Napoli non credo potrà mai mettere a bilancio per questo giocatore, che è già comunque una richiesta di ingaggio elevata, ma quella si può anche raggiungere. E poi comunque un giocatore che ha una concorrenza importante, i principali club della Liga sono su di lui, quindi che lui lasci il Valencia mi sembra scontato, ma questo non vuol dire che viene a Napoli. È una trattativa difficile, impervia, un po' come quella di Lozano. Poi per l'amor di Dio, poi nel calcio ci sta che dopodomani il Napoli vende all'AN, ti faccio il nome più chiacchierato, perché io penso che Koulibaly, Insigne e Mertens resti. Ma arriva un'offerta, una cosa, magari riesce a vendere l'inglese pure a 30, e allora a quel punto magari il Napoli magari potrebbe riformulare l'offerta e arrivare a cifre più importanti, fermo restando che comunque che il Napoli pigli un giocatore di 60-65 milioni, non lo so, faccio fatica a pensare. Ad oggi è bloccata la cosa, nel senso che il Napoli è fermo a questa offerta, non negoziabile da parte del Napoli perché non ci sono risorse al momento per migliorarla, tanto per essere chiari con gli amici che ci ascoltano, no, Rita? E quindi poi il mercato è aperto, chiude il 2 settembre, se da quelle 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane il Napoli vende, faccio un esempio, vende Koulibaly a 150 milioni, magari stiamo parlando d'altro, per dirti. Sì. Ma visto che non mi risulta che Napoli voglia venderlo, anche se il Real Madrid ha saputo che ha avuto un colloquio con Saten in questi giorni, me l'ha detto un operatore di mercato molto importante, che l'ha saputo, ha visto Saten con quello del Madrid, però visto che Ramos dovrebbe andare a giocare in Cina, come voi ben sapete, però io penso che il Madrid non potrà permettersi Koulibaly perché la richiesta del Napoli è elevatissima e poi perché Ancelotti ha preteso da De Laurentiis la riconferma di Koulibaly. Ciro, giusto Koulibaly, per completezza di informazione, prima ti riferivi a Ramadani come agente di Koulibaly? Sì, perdonate, l'abitudine a volte ci sta. Sì, sì, l'ex procuratore, perché Ramadani, che come sapete, ha parlato con il Madrid perché non si è visto solo per Pjanic, si è visto sembra anche per Koulibaly, però sullo stesso Fali ha fatto capire al Real Madrid che è un'operazione difficile perché tutto il ragazzo non spinge per andare via perché sta bene a Napoli, anche economicamente. E poi perché il Napoli insomma ha promesso ad Ancelotti che Koulibaly sarà un punto fermo della prossima stagione, quindi i soldi per arrivare a Rodrigo o un giocatore di quel livello devono arrivare da altre parti, insomma, quindi io penso dall'anno inglese, quello è il tesoretto.
Mentre invece Ciro, per quanto riguarda il reparto difensivo, con ogni probabilità Albiol e Chiriches resteranno ancora col Napoli oppure no, da quelle che sono le informazioni in tuo possesso? Restano? Sì, Albiol al 101%. Chiriches, a meno che non arrivi in offerta, insomma, interessante, il Napoli al momento lo tiene dentro. Poi se arrivasse un'offerta da qui al 2 settembre, che fa piacere al ragazzo, che può interessare a Napoli, si vede. Però ad oggi nei programmi di giunto di Ancelotti restano tutti i centrali che voi conoscete in rosa, quindi oltre Koulibaly, anche Luperto. Luperto parte per Di Maro, poi vediamo. Cioè, però per ora parte. Si fa il pensiero, ecco, riguardo a Luperto di un prestito oppure no? No, ad oggi no, non si fa questo pensiero. Anche perché Chiri che sta poco bene, quindi insomma capito, non... Sono quei giocatori che poi dopo alla fine magari arrivano, sono giocatori che se si muovono eventualmente, è tutto legato agli ultimi giorni di mercato, capito? Quindi magari se Chiriches magari sta meglio, recupera bene, magari può darsi gli ultimi giorni coperto magari, però al momento no. Al momento no, perché poi per motivi che vi spiegavo prima, diciamo. Posto che i primi tre centrali sono in scala gerarchica Koulibaly, Albiol e Maximovic, il quarto e tra Chiriches barra Luperto, poi ripeto, se Chiriches si rimette, vediamo che succede a Luperto entro il 2 settembre, ma ad oggi tutti e cinque dovrebbero partire per Di Maro. Ciro, se non ci sono altre novità, un'ultima curiosità legata ai rinnovi ad ampio raggio, sia di quelli certi e sia di quelli più incerti. No, tutto rimetto a Di Maro, però si faranno i rinnovi di Cagliacon, certo, si faranno i rinnovi di Zielinski, certo, il nuovo di Mertens, certo, il nuovo di Mertens, certo? No, probabile, okay. non certo, potrebbe anche rimanere in scadenza. Tutto chiaro, grazie Ciro. Ciao, a voi. Ciao Ciro. A voi. Un saluto ed un ringraziamento a Ciro, venerato, bella